Anche San Martino ha fatto il suo dovere. La sua estate l'ha posticipata di un giorno così che lo European Big League Tour potesse svolgersi in uno splendido pomeriggio di sole. L'evento, ideato dal lanciatore dei Baltimore Orioles e l'olandese Rick van den Urke e gestito dal padre Wim, è giunto quest'anno alla seconda edizione. Il Parma Baseball si è incaricato dell'organizzazione locale, mentre lo studio Ghiretti ha supportato l'evento che ha portato un po' di baseball fuori stagione sul diamante ducale. Ho fatto convegni in giro per l'Italia e oggi è l'apice di questo nostro festeggiamento. Grazie. Rick van den Urke, Prince Fielder, Adam Jones, Mike Stanton, Roger Bernardina, Greg Allman, Dexter Fowler e Bobby Bonilla, assente dell'ultimo momento Tony Clark, dopo aver risposto alle domande dei giornalisti presenti, si sono messi a disposizione di circa 400 ragazzi venuti da ogni parte d'Italia, c'era pure un francese, che in due ondate si sono avvalsi dei preziosi consigli dei giocatori ed ex, nel caso di Bonilla, che è rimasto in borghese durante le due sessioni. 8 sfaccettature del diamante, in una delle quali il Big Leaguer ha fatto da istruttore d'eccezione. A fare da traduttore con i ragazzi alcuni giocatori del Parma Baseball, come Bertagnon, Burlea, Zileri, e tecnici locali su tutti Gerali e Poma. I giovanissimi atleti hanno interagito comunque con i professionisti tramite il linguaggio gestuale. Vedi Prince Fielder che porta indice e medio agli occhi e poi verso la pallina sul T-ball a chi non guarda la pallina mentre effettua lo swing. Molto disciplinati ed attenti i ragazzi, eccitati ma anche con un minimo di soggezione nell'essere al cospetto di simili giocatori, tutti rigorosamente con la loro divisa da gioco. La contentezza era evidente all'uscita del diamante. Al termine del clinic, Gianguido Poma ha fatto da lanciatore per una mini serie di batting practice riservata ai 7 giocatori pro. Obiettivo dichiarato, il palazzo dietro l'esterno destro. Scherzi a parte, qualcuno ha addirittura fatto fatica ad andare lungo, qualcun altro il fuoricampo, ciò che il pubblico aspettava, lo ha fatto sul serio ed un paio di essi l'hanno pure battezzato il palazzo. In sostanza un pomeriggio unico che queste centinaia di ragazzi ricorderanno per sempre. Com'è stato oggi?